Siamo live e buonasera a tutti. Ciao a tutti, se state guardando questa live, questo video, e non siamo live in realtà, sapete che questo è il posto dove viene la magia. Lucine, lucine. Io sono Lele e ogni sera dalle ore 20 conduco le dirette sulla nostra community. Questo non è un negozio, ma è un punto di ritrovo. Ci permette di passare del tempo insieme a persone che condividono con noi la passione per le carte collezionabili. Utilizziamo questo momento per aprire pacchetti che più ci piacciono e scambiare le carte, quelle che abbiamo. Il regalo di sera per la community ci sono 5 regalini, tra cui pacchetti, carte e altri piccoli collezionabili, di solito action figure piuttosto che qualcosa sempre a riguardo delle collezioni. Tutti i box e i pacchetti disponibili vengono aperti live, così da poter condividere i nostri successi e le nostre disfatte, partecipare alle serate e immergersi nella nostra community è semplicissimo. In pratica tutto quello che dovete fare è seguire la nostra pagina Facebook e scrivere in chat durante le live. Basta, tutto qua. I premi disponibili sono lì per tutti e i pacchetti nella descrizione sono anche lì come occhio di riguardo. Non, ho sbagliato, ho proprio detto la cosa. Non occhio di riguardo, sono lì come ricordo per voi, se volete prendere qualsiasi pacchettino, in descrizione c'è scritto tutto come fare e i vari step by step. Adesso questa community è nata il 15 novembre e noi abbiamo raggiunto più di 30.000 persone e quindi questo invito è rivolto a tutti. Venite a trovarci nelle nostre live, scrivete in chat, parlate con me e con la community, guardate un po' quello che facciamo, se vi piace. Noi siamo qua tutte le sere a partire dalle ore 20. Inoltre c'è un corso in giveaway per un set allenatore fuori classe di Silver Tempest, che è Tempesta Argentata. Per i primi 200 iscritti del canale YouTube siamo già a 100 e rotti, quindi potete semplicemente andare sul nostro canale YouTube, iscrivervi, mettere mi piace su uno qualsiasi dei nostri video e un commento qualsiasi. Così facendo parteciperete al giveaway e avete la possibilità di vincere questo bellissimo set. Intanto, buonasera Deborah, come stai? Devo veramente registrarla quella cosa lì. Prima o poi lo farò. Domani magari lo faccio, dopodomani. E volevo fare anche le stelline. Poi quando dice, sappiate che questo è il posto dove avviene la magia. Poi faccio tipo un'esplosione, tutte le stelline che cadono e la gente che lancia i pacchetti da dietro. Una cosa assurda. C'ho già in mente come fare. Bisognerà vedere quanto tempo ho per farlo. Perché se la sono stanca, non ce la faccio più. Le ferie mi stanno esaurendo. Basta, sono qua tutto il giorno al sole eppure sono stanchissima. Ma come? Io sto qua a lavorare tutto il giorno e questa mi viene a dire che è stanca. Ma non è possibile, Deborah, non è possibile. Lele, il sole è stanca, fidati di me. Io mi fido, però cavoli. Però cavoli. Ok. Fammi togliere anche questa, così vediamo se riesco a non morire di caldo stasera. I miei occhiali, il cappellino, pronti per l'inverno. Come sta andando con i vestiti? Si è portata giusti i vestiti giusti? Senti freddo, senti caldo durante la giornata? Erano 3 anni che non sciavo. Per i bimbi non ero proprio in forma. È normale, quando si va a fare un'attività sportiva che richiede un pochino di più e non si è preparati, ci si sente esattamente così. Non preparati, ecco come ci si sente. Non preparati. Non sei preparata, ci si sente non preparati. Buonasera anche a Gennaro. È normale, è normale. Ma scusa, ma perché non siete andati tutti in palestra? Almeno un mesetto prima andavate in palestra, facevate non so, 2 o 3 giorni a settimana. Giusto per prendere un po' il fiato. Secondo me vi divertivate anche di più. Perché è brutto andare a fare un bello sport come quello che è sci. Vabbè, io non faccio sci, però faccio snow. Beh, a parte che veramente piuttosto salgo con la lingua per terra e mi butto giù dalla montagna sopra lo snow, senza neanche stare in piedi. Però ecco, diciamo che le giornate possono essere un pochino più lunghe se sei ben preparata. Ma il gruppo Facebook non l'hai più fatto? Ma come non l'ho fatto? Certo che l'ho fatto. Guarda bene che ripubblico il link perché l'ho già pubblicato.
Però lo ripubblicherò così almeno. Ah, magari sai cos'è che hai ragione. Potrei pubblicarlo 2 o 3 giorni, 2 o 3 giorni a settimana almeno per il primo mese in maniera tale che lo vediate tutti. E potete andare là così vi potete parlare, stare un po' insieme. L'ho fatto, l'ho pubblicato e devo ammettere che non ci sono più tornato. Dovrei tornare là, giusto mettere due cosine per renderlo un pochino più welcoming. E voi potete fare tutto dal gruppo, nel senso che potete scrivere, potete lanciarvi le fotografie, GIF, fare video, potete fare veramente, ho lasciato aperto tutto, potete fare quello che volete. Mi sono ammalata, per questo non mi sono allenata, ma almeno stando a casa ho trovato la tua diretta. Aspetta, ti sei ammalata? Ma ti sei ammalata in montagna o ti sei ammalata? Guarda che ti sei ammalata. Ti sei ammalata prima di andare in montagna o ti sei ammalata in montagna? Ah, ti sei ammalata prima di andare in montagna, adesso mi ricordo. Ti sei ammalata prima di andare in montagna? Ok. E quindi non sono riuscito ad andare a prepararmi. Perché mi ricordo che tutte le volte che, anzi, sono sicuro, tutte le volte che andavo a fare snow mi preparavo minimo un mese prima, ma beh, in realtà no, molto di più. Però mi preparavo fisicamente prima, in maniera tale che quando andavo là potevo approfittare e fare le giornate lunghe, ecco, senza stravolgermi. Perché se non sei preparato, guarda che ti prendono un sacco di calorie queste cose, tantissime calorie. E poi alla fine ti godi lo stesso le tue vacanze, però diciamo solo che le tue giornate si accorciano un pochino. Ho avuto le placche, mica che sfiga. Scusate, scusate, scusate. Cavoli, che sfiga! Ma che sfortuna! Ma come si fa ad avere le placche 2 volte? Ma scusa, le placche una volta che te le. Ah, perché magari non te le hanno tolte, perché so che se te le tolgono poi non ti vengono mai mai più, no? Io una volta ero sempre in forma, giocavo a calcio e adesso con i bambini l'unica cosa che riesco a fare è dare da mangiare a tutti e basta. Questa è la mia giornata. Io quello che faccio io do da mangiare. Io do da mangiare a tutti. Prima giocavo, facevo le mie cose, adesso do da mangiare, pulisco e questa è la mia vita. Diglielo, Debora. Diglielo, Debora. Buonasera, caro Antonio. Ciao, Antonio, come stai? Apriamo questi 3 pacchettini di Raging Surf, guarda, l'ultimo pacchetto. Ma sapete che non è arrivato quel corriere malefico? Ma non credo che sia. Sì, no, il corriere. Quando UPS ha dato il pacco a SDA, ecco, lì è stata la mia rovina. La mia rovina. SDA è veramente. Io penso che sia la peggiore brand, marca di corrieri al mondo. Italiani, malefici. Cos'è che ci possiamo mettere? Non c'ho più neanche niente da mettere via, accidenti a me. No, ce l'ho qualcosa. Ce l'ho. No, io non ce l'ho, ce l'ho. Anzi, guarda, facciamo così. Possiamo mettere questo qua, lo mettiamo un attimino qua, questo qua lo metteremo qua e domani, nella speranza che domani arrivino gli altri pacchi. Ecco, quello mi piacerebbe aprirlo, questo qua. Trovato il link, Lele, ho inviato la richiesta. Ok, io comunque voglio farla quella cosa lì di postare almeno per la prima settimana, almeno per il primo mese, un paio di volte a settimana, così almeno lo avete tutti e siete sicuri tutti di aggiungervi al gruppo in maniera tale che potete parlarvi e fare quello che volete, insomma. Ho mandato la bimba all'asilo e mi ha portato a casa il colè. È assolutamente vera questa cosa. È assolutamente vera. È assolutamente vera. I bambini sono. Ma perché è normale, stanno attaccati alle loro famiglie. È come se tu, una volta che dai la bimba o il bimbo a scuola, in pratica ti porti a casa tutte le famiglie che ci sono dentro la scuola. Inteso come virus e batteri, te li porti a casa tu. È come se proprio il giorno dopo, il giorno stesso che tua figlia o tuo figlio torna in casa, entra in casa, ti ha appena portato a casa tutta la scuola, tutti gli esseri umani che ci sono dentro la scuola, inteso come batteri e virus, ce li ha tua figlia o tuo figlio. Si condivide, così dicono.
Mi sono sempre trovato bene con SDA. No, no, non parliamo di SDA. No, no, no. Non ci credo. Non mi interessa, non mi interessa. Guarda, anche che mi fai una storia di YouTube, non so come si chiamano. Se mi fai una storia della tua vita, mi fai vedere che gli dai il pacco, lui te lo porta e va tutto bene, non ci credo lo stesso. Secondo me è tutta finzione. E l'SDA fa. No, no good, no good SDA. No, no. Antonio, vai a vedere su Google, va, vai a vedere su SDA è la ditta italiana più bassa in rank di tutte. Non c'è una ditta più bassa in rank ancora aperta. Attenta a come le sposti. Attenta a come lo sposti quello. Ah, attento come lo spacco. Attento come lo muovi. Non vorrei rovinare, in effetti. Tanto l'ho sempre tenuto molto bene. No, ma intanto sta solo qua. Sta qua, lo guardiamo, ce lo godiamo. Questo dobbiamo fare dei box chiusi. Dobbiamo tenerli chiusi e goderceli. Questo mazzo vi interessa di Mewtwo? Ce l'ha un mio amico in Francia. E mi fa le se vuoi te lo do. Basta che me lo porti via. 15 euro è tuo. E ho detto, ma ne faccio niente di sto mazzo. Cioè, cosa ci sarà dentro? Giusto? L'unica carta di cui sarei interessato ad avere all'interno di questo mazzo è la promo card. Tutto il resto lo lancio, non mi interessa niente. Quindi, anche non è che ti do 15 euro per una carta. Niente, però. L'altro giorno stavo parlando, perché ho visto una foto e ho detto, oh, ma quel mazzo lì l'ho visto già in Giappone. Fa sì, ma è il mazzo giapponese prefatto, bla bla bla, costava una cosa come di 8 euro, 9 euro in Giappone. Qua lo vendono a 30 e passa. Ho detto, però se lo vuoi, io me lo sono goduto abbastanza, se lo vuoi 15 euro te lo do. Ho detto, no, non lo voglio. SDA fa la cacca, dice Deborah. E io agreed con lei. Dopo una settimana già è tornata a casa con bocca, mani e piedi. Una bocca in più, una mano in più e un piede in più. Cos'è questa telecamera? Oh, sta buona lì, ma che sta succedendo? Che è, oh? Ok. Ci sono passato anch'io, dice Gennaro. Le influenze congiuntivite, tosse, raffreddore, bocca, mani, piedi. Cos'è bocca, mani, piedi? Non capisco. L'asilo è un capannone di virus. Non credo che l'asilo sia un capannone di virus. Come dicevo prima, Deborah, quello che succede è che voi in casa, quando il bambino, o uno, qualsiasi di voi, ok, sta male, non so, e prende un batterio, un virus, lo poi prendono tutti quelli che ci sono in casa. Ed è normale che sia così, perché dentro household, dentro la casa, è normale che tutti abbiano la stessa malattia, perché condividiamo tutte la stessa aria, le stesse cose. Però questa cosa qua si moltiplica enormemente quando si va a scuola, perché i bambini si toccano, non hanno questo gran senso di igiene. E questo qua comunque dipende dal senso di igiene, perché se i bambini avessero il rispetto delle distanze, a prescindere dal Covid, no, so, qui non stiamo parlando di Covid, però se i bambini avessero questa buona idea di igiene, non, e le maestre anche li aiutassero con questa cosa, non ci sarebbero tutti questi problemi. Però è normale che sia così, perché la casa, la stanza dove qualcuno aveva il raffreddore se lo sono attaccati in tre, e adesso è passato alla classe, al raffreddore se lo sono attaccati tutti, e tutta la famiglia dei bambini di quella classe hanno il raffreddore se lo sono attaccati tutti. È un virus che riempie la bocca, mani e piedi. Anche qua la congiuntivite l'ho presa pure io. Ah, bocca, mani e piedi è un virus che riempie la bocca. Madonna mia, lasciatemi stare. Ma a me vengono. Mi viene da. Mi viene, voglio andarmi a lavare le mani. Ma stai in diretta o sto vedendo la live di ieri? No, siamo in diretta, siamo in diretta. Scusa, sto parlando con la chat. Con voi sto parlando, scusate, sto parlando con voi. Bocca, mani e piedi è una malattia di bambini. Io ho già ribrezzo, non voglio sapere. I bambini all'asilo si mischiano geneticamente, si mischiano. Allora, la spada senza roccia, il ragno, la mantide non religiosa, switch, ancora tapi, il tempio. Gli adulti fortunatamente non la prendono quasi mai. Madonna, io ho un po' schifo, devo essere sincero, non so. Ho veramente voglia. Mi sto per alzare e andare a lavare le mani. Non so, magari sono io, però.
Allora, queste qua non servono assolutamente a niente, anzi le mettiamo qua, tanto le mettiamo dentro la scatola. Questa qua la porto via prima che qualcuno me la porti via. Guarda, la metto qua. Poi, volete dirmi un nome? Volete dirmi un numerino intanto che vi do uno dei regali? Datemi un numerino, va, che vi faccio vedere che vi do di Old Maid questa sera. Buonasera anche Alberto, grazie per esserti unito a noi e buonasera anche a Pokémon. Ciao a tutti! Oh, meno male, sono contento che riusciate a arrivare tutti prima delle 8:20, così almeno facciamo la prima gara tutti insieme. Sono finite quelle bianche? Bianche. Cosa abbiamo di bianco noi? 11. Cosa sono quelle bianche? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quelle bianche, non ci sono old maid bianche, old maid intendi. Poi abbiamo questo che volevo già darvi dall'altra volta, che a me non piace, è un EX e penso che sia dal SP3. Questo dovrebbe essere, questo è Raging Surf, quindi questo qua è Raging Surf, le carte con la Pokéball. No, immagino che ci sia. Eccola qua. Ce n'è, ce n'è. Ah, beh, è vero che l'altra volta non l'abbiamo data. Secondo me me la sono messa io perché mi piace. L'ho vista magari nel mettere a posto. Avete visto che manca una fila qua? Nel mettere a posto me la sono messa via. Me la sono nascosta una di quelle carte. Nascosta proprio. Caviamo questo Pikachu, che è bellissimo. Penso di essermelo goduto abbastanza. Caviamo un po'. Mettiamo questo Blastoise. Tu vai qua, mio caro. Mi raccomando, niente spruzzi. Tu invece vai dentro qua e insieme agli altri. Vai, goccino di tè. E si parte con la prima gara. Ah, vi devo dare i 5 premi, ok. Allora, 1, 2. Ah, ho aperto tutti i pacchetti, guarda che fesso che sono. Cioè, uno avrei potuto darvelo, invece 3. Come regalo di fine live direi la bambolina oggi. Quindi manca ancora uno. Posso darvi un. Ma se mi dessi uno di quelli. Oggi, se siamo in tanti, siamo solo in 6. Accidenti, altrimenti vi ha messo anche un altro pacchettino italiano. Voglio veramente darvi un altro pacchettino italiano. Vi darò una promo card. Vi do una V. Devo ordinare altri pacchetti, non c'è niente da fare. Devo ordinare dei pacchettini. Quali sono i pacchettini Pokémon che non costano tanto? Probabilmente pacchettini di presentazione, ma fanno schifo farlo. Cioè, quelli. No, non quelli vintage, fanno schifo quelli giù, quelli normali. Tipo, se devo darvi i pacchettini di Paldea Evolve di presentazione, sono veramente brutti. Dentro c'è un sulle reverse. Allora, manca giusto il regalino che è l'action figure. Eccola qua la vostra action figure. Allora, a me sembra Naruto questo. Buonasera anche a Mimi. Ciao Roby. Lele, visto che oggi è il mio compleanno. Puntini, puntini. Qui non si festeggiano i compleanni. Auguri Alberto! Allora, visto che oggi è il compleanno di Alberto, visto che oggi è il compleanno di Alberto, quando finisce la live io me ne vado via direttamente, senza lavorare. Mi sembra giusto? Compio 30 anni. Tutti i primi della serata finiscono nel mio box, giusto? Tutti i premi della serata. Ma no, ma scusa. Ma al massimo il tuo compleanno avresti dovuto dire: ah, oh, è il mio compleanno. Ti è arrivato il corriere, Lele, oggi? Ecco, sono io. Quelli lì sono i regalini per voi, visto che è il mio compleanno. Così si fa. Guarda che piedini piatti che ha questo. Ah, volete indovinare chi è? Volete indovinare chi è? Thank you.
Chi è lui? Chi è l'uomo con la... Cos'è, una pergamena avrà dentro? Cos'è che... L'uomo con la... col cilindro, cos'è? È il tuo compleanno? Offri un pacchetto a tutti, dice Vergetto. Hai visto? Te la sei andata a cercare, Alberto. Te la sei andata a cercare, te la sei andata. È il tuo compleanno? E mo devi lanciare qua, devi mandarci un box da aprire perché è il tuo compleanno. E non ce l'hai neanche mandato. Qua già siamo senza forniture. Almeno quello. È il tuo compleanno? Va bene. Allora, apriamo. Allora, perché è il compleanno di Alberto? Apro. Non so, apro qualche pacchetto di qualcosa di bello, vediamo. Vale, non l'avete indovinato comunque lui, ve lo dico. Io non lo so il suo nome, però voi non ci avete neanche provato a indovinarlo. Il ragazzo con i capelli bianchi, o il signore. Eccolo qua. Lui. Sei testimone di Geova che non festeggiamo. Io non festeggio. Sai perché non festeggio le feste? Io tipo, vabbè, Natale, Capodanno, cose. C'è da dire che ho sempre lavorato in hospitality, quindi non ho mai festeggiato perché ho sempre lavorato. Però non mi è mai piaciuta l'idea che qualcuno dovesse dirmi: ok, adesso questo giorno qua puoi festeggiare, tutti gli altri giorni vai a lavorare. Io ho sempre fatto il contrario. Ho sempre festeggiato 360 giorni all'anno, gli altri 4 andavo a lavorare. Sempre. E ha funzionato per me, visto che sono andato in pensione a 31 anni. Poi se qualcun altro ne ha da dire e volete farla come volete fare voi, fate come volete fare voi. Per me ha funzionato a modo mio. Io il compleanno ne festeggio, voglio godermi la vita tutti i giorni, senza che ci sia un giorno particolare. Tipo mia mamma non la capisce questa cosa, mi dice: ma il tuo compleanno è un giorno particolare, almeno il tuo compleanno. Ho detto: mamma, almeno il mio compleanno fate una cosa, lasciatemi stare. E tutti gli altri giorni festeggiamo, pago io piuttosto, ma gli altri giorni festeggiamo e il giorno del mio compleanno piuttosto lasciatemi stare. Se volete proprio scegliere un giorno, scegliete il giorno dove mi lasciate stare. E gli altri giorni invece festeggiamo. Andiamo a cena di qua, facciamo quello che volete voi. Non mi interessa, ci sono per festeggiare dove volete. La pretesa del compleanno la detesto. Così come le feste. Non è che devo riunirmi alla mia famiglia quando c'è il Natale. Mi riunisco alla mia famiglia tutto l'anno. E magari il Natale sto per i fatti miei. Facciamo al contrario. Beh, sono io che sono fatto diverso comunque. Allora, questo qua è il regalo di fine live. Quindi non è che sono testimone di Geova. Secondo me è più sensata che ci divertiamo tutto l'anno e magari uno o due giorni all'anno ci divertiamo di meno. Non al contrario. Questo qua, lui si chiama Jiraiya. Vabbè, Jiraiyan lo chiameremo. Lui lo chiameremo Jiraiyan. Apparentemente lo conoscete tutti, tranne io stesso, tranne me. Lo vogliono tutti. Vabbè, regalo di fine live. Questa qua sarà la ruota della sfortuna più litigata di tutte. Va bene, festeggiamo oggi, domani e dopodomani. Offre l'ele, va bene. Allora, stavo prendendo giusto Raging Surf per festeggiare. Guarda qua, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di bello per festeggiare, eh. Allora, abbiamo una carta promozionale. Poi abbiamo il pesciolino con le lucine. Buonasera Deborah P, la spada senza roccia. Aner, molto bellina. Devo ammettere, questo. Sapete cosa mi piacciono? Le linee grosse di esterne. Quelle linee lì grosse mi piacciono proprio tanto. Quindi Aner, Absol e il granchio. Ma io non posso essere così sfortunato. Sono gli ultimi tre pacchettini. Volete darmi qualcosa di più? È il mio compleanno! Volete darmi qualcosa? No, scusate, chi è il compleanno di Alberto? È il compleanno di Alberto. Volete darci qualcosa di più carino? Buonasera anche a Giovanni. Ah, ma io devo fare la gara su qua, aprire i pacchettini miei quando devo regalare cose a voi. Allora, aspettate un attimo. Vediamo Gipsol. Non lo so, me ne invento i nomi. Il forziere con dentro il tesoro. Gasly, questo qua lo mettiamo insieme all'altro. Magari riusciamo a trovare anche Gengar. Absol, così sono più al centro. Un CD rotto. E il coso del carta promozionale con dentro Garchomp. Bellina, guardate, c'è Gypsy
Garchomp a livello medio e quello super arrabbiato. Ma vediamo adesso se troviamo Hunter. Loro due li mettiamo insieme, tutti gli altri no. Tutti questo la buttiamo, perché se gli arriviamo i bambini secondo me ne fanno un aereo e me lo lanciano negli occhi. Ok. Ci sono, siamo pronti per la gara. Le banane, avete visto? Chiunque ha messo quella banana ci ha azzeccato. Quello abbiamo trovato, le banane noi abbiamo trovato. Lele ha trovato le banane, va bene? Adesso datemi un secondo che prendo un set allenatore, visto che è il mio compleanno. Ai, appu! Ah, mi sono schiacciato un dito! Mannaggia, mi sono schiacciato un dito, mi sono schiacciato! Apro un attimo un case e ne tiro fuori un set allenatore. Tiè, visto che è il mio compleanno, apriamo anche questo. Bah. Ok, ci sono. Intanto riscaldate le papere che io arrivo, eh. Anzi, sapete cosa faccio? Lo faccio mentre fate la gara di papere. Abbiamo Deborah R, Deborah P, Giovanni, Pokémon, Francesco, Gennaro, Antonio, Alberto, abbiamo Vincenzo, sono sicuro di averne pensato uno mentre li scrivevo, Mimi... Sono sicuro di averne pensato un altro mentre ne scrivevo e me lo sono perso mentre li scrivevo. Ok, me ne manca sicuramente uno. Chi è che ho dimenticato? Alberto ti ho messo. Alberto 2. Oggi, se la mia papera non vince, la batto. Ve lo dico, sentirete sparare in aria. Chi è che manca? Ne manca sicuramente uno. Chi è che sto dimenticando da questa lista? C'è qualcuno che non ha messo all'interno di questa lista? Ero sicuro che ne mancasse uno. Dai, faccio partire così. Questa è la prima gara, potete tutti vincere. Siete sicuri che faccio partire così? Faccio partire così uno, faccio partire così due e io vi ho messo in acqua. 30. Mimi l'ho messa. Ho la sensazione che me ne manchi uno, però se nessuno parla sono fatti vostri, io cosa ci devo fare? Tiè, ma non ci sono più costumi? Oh, ma i costumi? No, aspettate un attimo, c'è qualcosa che non va, mancano i costumi. Si è bloccato! Ok, 7. Ok, c'è un costume qua. Ok, perfetto. Sono ripartiti i costumi, meno male, va. Oh, guarda che bella questa qua, via. Partiti, guarda che bellini che siete. Un carnevale di papere. Mi raccomando, già lo sapete, funzionano le like, le condivisioni e gridare funziona tantissimo. Proprio gridare, le urla sono altre cose. Non vi sento comunque urlare. Con ogni probabilità non arriveranno le vostre papere. Eccolo lì, Alberto, visto. L'ho detto io, è il suo compleanno, bisognerà regalargli qualcosa. Non l'ho detto, è la prima cosa che ho detto. Eccolo qua, caro Alberto, questo è il regalo di tutto compleanno. Vedi? Te l'avevo detto io che ti regalavo qualcosa. Allora, visto che è il tuo compleanno, Alberto, mi sembrano tante queste carte. Difatti queste non c'è. Queste carte qua? Non so. Addio la papera.
Qualche papera questa sera non torna a casa. Ma questa qua se la giriamo così, ok. Uno, due. Psychic. Il ferro. Il fuoco, il ferro. L'energia mentale. Contiamo. Ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Occhidocchi, occhidocchi. Come il mio compleanno, oggi new position. Hai visto? Non è proprio una new position, ma ho fatto le pulizie di primavera. Volevo solo semplicemente togliere tutti... Non mi piaceva più... A me, non so se si è capito, ma... Non mi piace fare sempre le stesse cose, sempre. E allora ho cambiato un po' di... Cambio. Mi annoio in fretta, devo continuare a cambiare, evolvermi. Diventare più bravo, imparare. Addio alla papera. Comunque ciao Rafa, come stai? Come sta andando? Basta, hai fatto quella gara lì? È finita? O cos'è? Un campionato? Devi ritornare a fare le gare? O sei andato, era semplicemente un torneo? Come il mio compleanno, il 9. Oggi è il 9? Oggi è il 9 gennaio ed è il compleanno di Alberto. È meglio se gli fate gli auguri, anche se non ha portato i regali. Oggi pacchettino in italiano in promozione. Sì, abbiamo Siliano Focata e Paldea Evolve a soli 4 euro. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gloom da Old Maid. Allora, fai prendere la tua scatola. Caro Alberto, io devo prendere la tua scatola che è 817. E caro Alberto, la tua scatola è quasi piena, quindi se quando tu vuoi... No, la tua scatola è pronta, ho detto una cavolata. La tua scatola è pronta, Alberto. Quando tu vuoi possiamo spedire, te l'ho già detto, giusto? E la stessa cosa vale per... Io ho di là due scatole pronte per essere spedite. Una di Alberto e l'altra... Ah, di Deborah, ok. Voi due lo sapete che le vostre due scatole grandi sono pronte. Quando volete voi, io ve le spedisco. Ve lo dico soltanto perché oggi sono andato nella stanza del magazzino di là e c'erano delle scatole per terra. E ho detto, ok, queste scatole qua perché sono lì e sono le vostre scatole pronte e impacchettate. Devo solo portarle da SDA per qua sotto. Ma io ti voglio bene, dice Mimi. Lele, scusami se interrompo, ma hai altre carte singole di 151? Ho altre carte singole di... Cosa vuol dire altre carte singole di 151? Ma tu, 151 a 5 euro, mai più? Sì, quando... No, mai più. Faremo... No, sai perché? Perché 151 va preso... Appena ne abbiamo la possibilità. E se troverò una grande offerta, la spendo, non so, 500, 1000 euro, prendo tutti quei 151 e facciamo un'offerta a 5 euro e poi saranno a 7 fino a che non ce le smaltiamo. Però devo trovare una bella offerta. Li prenderei volentieri, non so, 1000 euro di 151. Però devo trovarla al prezzo giusto, perché vuol dire che se devo metterli a 5 dovrei trovarla a 4. E a 4 solo gennaio le trova. Io non ho mai trovato a 4 le carte di 151. Le ho sempre pagate. Penso che il meno che sono riuscito a pagarle sono state le poster collection. Se non ricordo male le ho pagate 11. 11,50, 11,90, però intorno su quella linea lì. E sono la volta che ho preso a meno. Giusto perché il fornitore ci leva alla fine e mi ha detto: guarda, ti do tutte queste qua, ti do tutte quelle cose che ti vuoi prendere, le devo darle via perché sta arrivando la serie nuova, quindi prendi quello che vuoi e te lo lascio così. Gloom gliel'abbiamo data ad Alberto. Facciamo un'altra gara visto che mancano solo 3 minuti. No, sì che ce ne sono altri tornei, ma per ora non c'è niente in programmazione. E quindi cosa fai mentre non ci sono i tornei? Con chi ti alleni tu a giocare? Giochi su internet, nei giochini? Dobbiamo mettere anche Rafa in questa gara, allora. Allora, edit list e mettiamo Rafa.
Poi mettiamo set. E poi shuffle. Partiti. Forse tu riesci a trovare un NPC a meno di. A meno che ci sono 16. Forse tu riesci a trovare un UPC a meno. A meno che ci sono 16. Non ho capito cosa. Con Zapdos la collezione con i 3x2 le ho pagate 10 euro. Mi hanno calcolato dal Toys, me le sono prese tutte. Io sono andato al Toys, cose. Ho preso tutte le palle che avevano. E l'unica, quella che di fianco qua era l'unica. Tu Pokémon sei nella lista. Ti ho visto, ti ho messo la gara prima. Non ce ne hanno le Zapdos dove sono andato io. Hanno, aveva solo le palle e Zenith Regale avevano. Che non ho preso perché già ce l'ho. Vincenzo intanto ha vinto la gara mentre noi ci facevamo i fatti nostri. Mi sono fatto i conti. Se paghiamo, se paghi un UPC di 151 di Mew, puoi venderle a 5. Mi sono fatto i conti. Se paghi gli UPC di 151 di Mew, puoi vendere. What? Io ho un UPC l'ultima volta, mi sembra che l'ho pagato. Non so se 110. La Vaporella è salva, dice. Dice Deborah. Perché Vincenzo ha le armi in mano. Ma 80 euro l'UPC dov'è che lo trovate voi? Dov'è che trovate gli 80 euro, gli UPC 80 euro? Io cerco gli UPC a meno di 110, sarà un'impresa. Anch'io cerco gli UPC a meno di 110. Però a quanto pare Vincenzo ce li ha 80. Dov'è che li trovi 80? Abbiamo passato Capodanno a spacchettare. È vero, abbiamo passato Capodanno un po' tutti a spacchettare. Anch'io ero qua a spacchettare. Un'altra cosa è questa, che... sto pensando a questo UPC. Vincenzo che scrive gli UPC a 80 euro. Sai, ecco cosa mi è venuto in mente. Io lo trovo a 80 euro l'UPC, però è in inglese, non è in italiano. Vincenzo dice che ne prendo 5. Il prezzo trovato più basso è 110, non a meno. Io mi sembra di averlo pagato, non so se 110. Però c'è possibilità che io l'abbia pagato anche 90. Devo essere sincero. Però è stato proprio... Ah sì, questo qua l'ho pagato 90, mi sembra. Però è stata proprio quell'offerta là. Perché è venuto qua e mi fa... Non so, un po' di tempo fa è passato e mi ha detto... Guarda, io c'ho delle promozioni perché ho delle cose da dare via. E mi ha proprio lanciato addosso le cose. E allora lì pagai veramente poco. Però proprio perché ci sono le promozioni, non è che si esce di casa e si va a comprare qualcosa a questi prezzi. Ci sono delle promozioni che capitano. Voi magari dovete andare un pochino più in giro. A me le promozioni vengono qua a trovarmi. Però non cambia niente, non sono prezzi fissi. Ti ho messo il mi piace, grazie mille. Non ho visto niente, vedete adesso mi piace, io non ho visto niente. Non si è neanche accesa la musichetta. N12, cosa vuol dire N12? Allora, stavo aprendo... Ha visto che è il mio compleanno, volevo aprire un Tempesta Argentata. Cos'è N12? Ecco, 90 euro, i pack sono 5,65 l'uno. E allora, se sono a 5,65 l'uno, cioè, come faccio io a farli a 5? Me li ho fatti a 5 quando li ho pagati, mi sembra 4,65. Non ci ho voluto guadagnare niente, me li ho fatti a 5. Volentieri lo faccio. Però, perché è arrivato qua e mi ha fatto la promozione. Guarda, se è a 90 euro, i pacchi stanno a 5,65. Ho vinto la corsa con le papere. Oh, scusami, io stavo facendo i fatti miei, stavo prendendo il coso per il compleanno. Vai, dimmi il numero. Scusami, dice.
Vai, dimmi il numerino, vediamo se riusciamo a darti un regalo. Mi raccomando, stai lontano dal fuoco. Numero 12, la carta che pesco. Sì, però non ci hai detto dove trovi gli UPC a 80. Tu hai scritto, caro Vincenzo, gli UPC a 80 euro e tutti ti hanno chiesto dove li trovi gli UPC a 80 euro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, il tuo quello lì, EX, è tuo. Lele, fra poco giveaway di YouTube. Sì, devo andare a vedere quanti. Sai cos'è il problema di YouTube? Che tutti si sono iscritti al canale perché guardano i video piuttosto che le short. Il problema è che non si sono iscritti al giveaway, non hanno commentato. Se non mettete commenti, non mettete mi piace. Io ho una cosa come. Penso che abbiamo una cosa come 15-20 iscritti. Vincenzo. Che tu dirai anche, a me che me frega, va benissimo, vuol dire che ho più probabilità di vincere, perché giustamente se facciamo un giveaway con 15-20 iscritti, gli iscritti hanno più probabilità di vincere nei confronti di un giveaway dove ci sono, non so, 100 iscritti. Però io vorrei fare un giveaway con quanta più gente possibile, quindi mi sa che ho posticipato a 200 iscritti, però in realtà non sono 200. Magari 200 iscritti al canale e poi ci sono meno di 100 iscritti comunque al giveaway. Non avevo considerato il fatto che qualcuno si potesse iscrivere senza commentare. Ho detto, ma chi è che si iscrive a sto canale? Nessuno si iscriverà. Invece a quanto pare i video sono piaciuti e la gente si è iscritta, ma non sapevano del giveaway. Scusate il frattenimento, volevo dire che per vendere le carte a 5 euro devi comprare gli UPC a 80 euro. Ah, ok, grazie. Grazie. Adesso sì, adesso quasi quasi domani mattina vado dal Daniele e dico io. Dammi. Mi hanno detto che se compro gli UPC 80 euro posso vendere le. Ma poi comunque la matematica non torna comunque perché hanno detto che fa 5,65. Io non è che posso perdere 65 centesimi a pacchetto, ma vendo 100 pacchetti divento povero. Ah, cominciamo proprio male con le code card bianche qua. Dai, almeno per i primi. Dai, ma almeno per i 100 iscritti. È quello che fa un premio. Ma perché siamo già a 100 iscritti sul 1, 2, 3, 4. Siamo già a 100 iscritti sul canale di YouTube. Abbiamo l'energia, guarda, questo qua è il premio per noi oggi, visto che è il mio compleanno, stiamo aprendo Tempesta Argentata alla ricerca di Ulugia. 5,65 se paghi 90 euro. Ah, quindi 5 euro invece se pago tanto, ok. Dratini, Wilmer, Kling, Growlithe, Articune e Lilligant. Ok, questo qua è stato veramente un pacchettino triste e freddo. Boh. Anche tu mi non capisci? Qui. Penso che per pagarli il meno che si possano pagare è nelle poster collection, perché la poster collection costa intorno ai 20 euro, giusto? E 20 euro cosa fa? 7, 14, 21, 6, 12, 18. Ma neanche lì allora. Boh, bisognerebbe chiedere a Gennaro come si fa a pagare pochissimo. Vogliamo il box in coreano. Arrivano Gennaro, 2, 3, 4. Arrivano, sono nelle mani di SDA. Sono nelle mani di SDA e io prego la sera che non li perdano. Che non mi fido proprio di SDA, vedo qualcosa. Ok, vedo qualcosa. Allora, state. ETB poco. Gli ETB costano 50 euro, giusto? ETB costa 50 euro dentro 9 pacchetti. Cosa fa 50 diviso 9? Abbiamo tutti in piedi! Vulpix! In piedi ho detto! Stunfisk! Bedum, I don't know, Emolga! Rufflet, reverse! Oh! Ok, magari. La rainbow più brutta del set. Però Regilecki V-Max. Com'è che si chiama? Regilecki? Regilecki è lui! Il battere! Eccolo qua! Magari è la rainbow più brutta, però l'abbiamo trovata, va bene?
Ottimo, questo è un ottimo regalo di compleanno. Eccolo qua il mio regalo di compleanno. Vedi? Vedi Alberto come si fa? Mi sono appena fatto un regalo di compleanno. Guarda che bello. Bellissimo. Se non era per te, non l'avremmo mai aperta. Meno male che ce l'hai ricordato. Vincenzo, posso... UPC a 90 euro vuol dire 20 euro delle tre promo. Poi dadini eccetera 5 euro. Ora fai 65 euro, 16 diviso 16, ok, fai 65 euro diviso 16 e vedi quanto le paghi. Non sono assolutamente d'accordo con te, perché non è così semplice. 20 euro per le promo? No, voi state facendo i conti veramente male. Auguri, grazie Giovanni, hai visto cosa ho trovato? Ah, guarda, non c'è niente di meglio che festeggiare il compleanno e trovare queste bellissime carte. Guarda, sono proprio contentissimo. Adesso però intanto aiutiamo questi ragazzi a fare un po' di matematica. Allora, volete fare una buona matematica che sia realistica e non come la state facendo voi a caso? È molto semplice. Guarda, vai qua. Poi schiacci i garage, vi interessano, vedi, vendono i garage. Allora, poi schiacci questo pulsante qua, calcolatore, ok? Questa qua è una calcolatrice. Adesso, questa è la verità. Un UPC costa 150 euro, ok? Se vendete tutte le promo e non le vendete, però se le vendete le promo con Mew e tutto, magari diciamo che le vendete a 15 euro, non le vendete, però se le vendete... Poi 4 euro vendete la scatola con tutti i tappetini e le cose, ok? E poi non vi rimane niente, vi rimangono solo i pacchettini. Adesso 131 è la differenza. Se fate 131 diviso 16, se fate 131 diviso 16, pagate i pacchettini di 151 8 euro. Però se voi invece al posto dell'UPC, che è una cavolata, acquistate 50 euro e prendete l'ETB, quindi 7 allenatori fuori classe. All'interno ci sono 9 pacchetti, 50 diviso 9 fa 5,50. Questo è quello che pagate veramente i pacchetti. E in più avete regalo una carta promozionale. Tutti gli altri conti che avete fatto voi non servono assolutamente a niente, perché sono numeri inventati. Questo qua è la verità. 50 euro vi comprate il TP, 9 sono i pacchetti, c'è il regalo Snorlax e 5,50 sono il costo dei pacchetti. E che la prossima promozione sarà con i pacchetti a 6 euro. Le devo ritirare il pacchetto maggio. Ma com'è il pacchetto maggio? Non è appena. Non ci ha appena dato. Ci ha appena dato Gloom. Di cosa stiamo parlando? Che pacchetto maggio? È il mio compleanno, Pokémon, hai visto? No, non è il mio compleanno. No, io non festeggio. Non festeggio i compleanni. Però festeggio al contrario, festeggio 364 giorni all'anno. Quindi è il mio non compleanno oggi. Anzi, è il nostro non compleanno. Dov'è il tè? Eccolo qua il tè. Io faccio i conti per come vendo le promozionali e come per il resto è semplice. Auguri, grazie! Auguri a tutti, un buon non compleanno a tutti. 20, ma comunque metti 5 euro a tappeto, dimenticavo 10. Se, ma chi è che ti ridà 10 euro? Senti, ma perché non... Vabbè, va. Tutti i numeri a caso. Voi prendete i numeri e li mettete veramente a caso. Questo ti faccio vedere le OPC a 119 euro perché 150. Dov'è che le vendono? È vero, sì, magari le vendono a 119, ma comunque paghi di meno le bustine. Fatti tutti i conti che vuoi, le bustine le paghi meno se prendi i 7 allenatori e non gli OPC. Se compri la busta da 4 euro e la paghi 25, 5 euro a pacchetto. Se compri la busta da 4 euro... Ah, bravo, hai visto? Vedi, Francesco ha fatto un ottimo ragionamento. Lascia perdere l'UPC, lascia perdere vendere le promo, le cavolate, imbegolarti col tempo. Che tra l'altro il tempo devi anche metterlo dentro. Guarda, Francesco, ha fatto un ottimo ragionamento. Ha detto, se tu prenditi lì alla Kazam da 25 euro e dentro ci sono 4 pacchetti, 25 diviso 4 sono 5. No, 25 diviso 4 comunque non fa 5. Ma che conti hai fatto, Fra? 25 diviso 4 sono sicuro che non fa 5. Però il ragionamento è giusto, è solo la matematica che è storta.
Quanto fa 25 diviso 4? Non fa 5, fa 6, 25. Mi sono iscritto su YouTube e ho commentato la live. Dovrei avere in omaggio, no? Sì, sì, se ti iscrivi su YouTube e commenti la live, hai appena vinto Gloom. Quello era il tuo omaggio. Gli omaggi sono per tutti. Se tu scrivi e se ti iscrivi da qualche parte e commenti e vieni qua, vedi che ci sono gli omaggi per tutti. Bisogna prendere gli ATB, ha ragione. Non lo so se gli ATB sono la scelta migliore, però sono sicuramente le collezioni. Anche le collezioni piccole, quella piccolina, quella con dentro i 6 pacchetti che costava, cos'è, 40 euro. Cos'è che costa? Se io faccio 40 diviso 6, quanto fa? 40 diviso 6 fa 6,60. Magari se la trovate a meno di 40, quella con 6 pacchetti. Ne presi 6 a 40 euro durante Black Friday e mi uscì il Charizard. Ah, intendevo la gara. Ah, intendevi la gara. No, intendevo, venite, se chiunque si iscriva a uno di questi dei nostri canali e mette un commento, io lo invito in live, sempre viene fatta questa cosa. E una volta che viene in live ha la possibilità di prendersi i pacchettini gratuiti e le carte. Però generalmente quando c'è qualcuno di nuovo e abbiamo tante persone in live, i regali aumentano, nel senso che se ci fosse stata più gente questa sera, già questa sera avrei messo anche un pacchettino italiano per voi in più qua. Perché i regali che vedete, insieme alle carte e tutto, cambiano in base alle persone che abbiamo in live. Più siamo e più i regali diventano più di prestigio. Prestigio si può dire, più aumenta il valore dei regali insieme alla quantità di persone che attendono alla live. Il box costa 36 euro. Quale box? Io lo sto vendendo in giro, lo sto vendendo in giro 32. Ma dov'è che li vedete a 32 euro sti box? Ma parlate del box a 6, questo qua? Dov'è che lo vedete voi a 32,90 euro? Quello da 36. Fai conto che 33 diviso 6 quanto fa? 5,50. Vabbè, se lo trovate a 33, non lo trovate, però se lo trovate a 33, questo qua vi fa 5,50 euro. Non avete il problema di rivendere l'OPC, non avete il problema di rivendervi le promo, non avete il problema di rivendervi niente. Pagate 5,50 euro a pacchetto e vi prendete questo. Però dovete trovarlo a 33. Io vi faccio gli auguri, vi dico a 35. Sì, ma le edicole dove sono? Io domani vado in edicola. Cavoli, domani vado in edicola, faccio. Io perché non sono una persona molto riservata. E non voglio andare in edicola col telefono in mano a fare il video come i pazzi. Perché non sono. Sono vecchio e non sono proprio di quella scuola. Proprio no. Mai lo farei. Non ce la faccio. Non la faccio per farle quelle cose. Però cavoli, sono sicuro che se vado in edicola. Domani vado in edicola. E poi vi faccio sapere o no se ho trovato qualcosa. Non posso fare il video perché non ho la faccia, però domani vado in edicola e ve lo dico. Se torno a casa con le scatole, 2 più 2 fa 4. 125 euro spedita, vista ora, ma aspetto che gli ritorni nel bundle a 6 euro, a 6, 25,99. 25,99 è sotto MSRP. Poi rifornisco comunque 125 euro, 20 di promozionali. Ah, tu sei ancora fissato con l'UPC, ok. Sono 95 euro diviso 16, 6 euro a pacchetto, non è male, anche se lo desiderano a meno di 120 euro spedito. Anche se lo desidero a meno di 120 spedito. In edicola sono finiti. Sì, Deborah, perché sai perché? Perché quando arrivano in edicola questi qua hanno un numero molto comunque da tutti i fornitori, hanno un numero limitato. E non è che li riforniscono tutte le volte quelli della Pokémon. Loro ne stampano tot e li dividono per tutta Italia. Poi fanno una ristampa e li rispediscono in tutta Italia. Non è che continuano a rifornire. Queste qua non sono un paio di scarpe della Nike che vengono continuamente rifornite. Voi andate in edicola e li trovate una volta a 33 euro. Poi dimmi dove le dico, domani vado a prenderne un po'. Però il punto è questo, che non è che perché una volta li avete visti in edicola 29,90 e allora questi qua costano 29,90. No, MSRP vuol dire
minimo costo di vendita suggerito da parte di Pokémon al rivenditore è 30 euro. Però li trovate una volta 30 euro, appena gli arrivano, li mettono a 30 euro, ne fanno fuori 5, la scatola da 10, se gli arriva la scatola da 10, a volte arriva le scatole a metà. Se gli arriva la scatola da 10, finiscono la scatola da 10, è finita. E voi non potete pretendere e pensare che andate in edicola e le ricomprate quando volete, perché non è così. A meno che non abbiate in un paesino dove la vostra edicola non li vende e c'è sempre lì quei 10 che ha avuto dall'inizio. Perché questi qua sono molto difficili da trovare. Non li trovate. Forse sì, oppure cosa fanno? Mettono i primi 5 e li vendete a 30 euro e gli altri 5 li mettono a 39, 40, che è quello che stavo dicendo io, 40. Guarda, Vincenzo ha scritto a 33 euro, siamo qua in 18, scrivili dove li hai trovati che veniamo tutti a prenderli. In tutti li abbiamo scritti. Fatto un giro su internet, mai visto 32,90. Ma è quello che stiamo dicendo, vedi? Ti mando una foto. No, ci fidiamo, io mi fido, però se mi mandi l'indirizzo vado a prenderli, non mi interessa le foto che mi mandi. Mandami l'indirizzo, Vincenzo. Domani mattina sono a Milano a prenderli, ne prendiamo un centinaio, che ne so. No, 100 non li prendo. Magari 1.000 euro. Ma poi in edicola li mando. Ma poi non li hanno. Se io vado lì con 1.000 euro, la tipa mi guarda e mi ride in faccia. Io già lo so perché mi è già successa questa cosa. So esattamente come funzionano queste cose. Voi vedete un prezzo una volta a 22,90, 23,90 e pensate che quello lì sia il prezzo. Ma non funziona così. Non funziona assolutamente così. Scrivi anche a me, Vincenzo. Hai visto? Qua ci mettiamo tutti in fila. Hanno finito tutto da me. Perché questi quasi qua devi. A parte che anche che tu conosci il rivenditore è difficile che ti chiama. Nel senso che vai lì e lì. Se io vado dall'edicolante qua sotto, a parte che non ci vado mai. Ma se cominciassi ad andare dall'edicolante sotto casa e gli facessi vedere che sono interessato a questi prodotti, non è che lui domani mattina mi chiama e mi dice: io Lele, guarda che mi sono arrivati questi prodotti qua noi, se vuoi venire a prenderti te li do tutti a te. No, lui li vuole vendere a tutti, non vuole una persona sola a cui darli. A 35 euro te ne trovo 200. 35. A 35 euro li trovo anch'io. Non ve l'ho fatto a voi 35. Io ve l'ho fatto a 36 euro l'altra sera. Cos'è che vi ho fatto? 36? Penso di avervi fatto 36. 36 diviso 6. 6. Penso di aver fatto 36 io a voi l'altra sera. E non li avete cagati, non li avete neanche guardati. E la stessa cosa vale per quando ho fatto la promozione di 151, li ho fatti a 5 euro, ne abbiamo forse venuti 15, quindi c'è tanto a parlare, ma non capisco. Gennaro ti ho mandato la foto in privato, noi le vogliamo le foto in privato, vogliamo gli indirizzi, vengo lì e citofono io. Io passo di persona, porto un cesto di frutta e i contanti, facciamo degli scambi. Io vado sempre da Toys, dice Francesco, e li ho trovati a 36 euro. Sono. Sì, Toys, io mi sono trovato bene quando sono andato. Un peccato che quello dove sono andato io costava. Tutto costava normale, tranne le cose in promozione. E non c'era molto delle cose in promozione, stavano finito tutto praticamente. Magari sono arrivato tardi io. 38 euro sono d'accordo, Vincenzo. Allora sì, torniamo ai prezzi normali, perché da 38-33 ci ballano 5 euro. Ok, scrivo il nome del negozio qua. Ma scrivo che ci frega, cioè non è che non andiamo mica a rompere le palle alla gente. Al massimo gli compriamo tutto quello che hanno. Io gli compro quello che hanno. Il punto è che non. A parte che non credo che abbiano molto. Peccato che Toys è ovunque tranne che a Genova. Puoi comprare anche online, però ci sono delle restrizioni mica da ridere. Io ho sete, però è un goccio d'acqua. Abbiamo un pacchettino di qualcosa? Ah, facciamo una gara, apriamo un pacchetto. Mi porto via queste carte qua perché voi me le fregate. Io vi conosco. Me le metto via, guarda, le nascondo. Abbiamo ancora qua il Blue Sky Stream e Machamp. Facciamo una gara, vi metto in acqua. Si chiama il carretto di carta a Milano. Però a 38 euro, non 33. Caro il mio Gennaro, cara mia Pokémon, care le mie Debora, P, Debora, R, Giovanni, Mimi, A, Francesco.
Francesco Raffael. Alberto ha vinto, sì, prima. E chi è che manca che non ha ancora vinto? Chi è che non ha ancora vinto questa sera? Che non ha ancora vinto niente? Che ha la possibilità di vincere Blue Sky Stream e Machamp? Chi è che manca? 32,99 è un ottimo prezzo, dice. Il carretto di carta a Milano. Ma io ci vengo a Milano adesso a prendermene quelle carte, accidenti. Chi è che manca in questa lista? Abbiamo Gennaro, Pokémon, Deborah P, Deborah R, Giovanni, Mimi, Francesco, Rafa e... chi è che manca che non ha ancora vinto niente? Antonio, scusami. Antonio. Chi altro? Chi altro? Chi altro manca che non ha ancora vinto niente questa sera? Che lo metto dentro la... il regalino. Magari riusciamo ad aprire questo Blue Sky Stream. Sono sicuro che riusciremo ad aprirlo. Dai, dai, datemi un altro nome. Niente? Faccio partire voi allora, dai. 30 secondi di gara. Tutti in acqua. Shuffle me. Shuffle them. Ma questi mi piacciono, vai. Partiti. Abbiamo due poliziotti, attenzione. Mimi, tu non hai appena vinto Gloom. Ma tu c'eri, Vincenzo, quando hai vinto Gloom o non c'eri? Tu hai vinto Gloom, Vincenzo. Ti ho messo un Gloom dentro il tuo box. Eri tu, no? No, non hai vinto Gloom, hai vinto l'altro, gli ex. L'altro. Intanto Mimi, Mimi, zitta zitta, ha vinto lei. Che poi il bundle, dice Rafael, più uno acquista, più possibilità di fare sconti. Più uno acquista, più possibilità di poter fare sconti. Quindi se mi stai dicendo che se ne compro 100 me li fa a meno di 3.500 euro? Scommettiamo che non c'è il Gloom nel box. No, no, c'è l'altro, c'è EX. Hai trovato, guarda, faccio vedere la carta che hai trovato. Se almeno ti metti il cuore in pace. Questa carta qua è nuova per te, è quella che hai vinto. Hai fatto una gara, non hai guardato bene, ma hai vinto questa carta. E l'ho messa davanti a Squirrel. Adesso te la metto dietro. Ok? Vincenzo, 822, quello è il tuo box. Adesso vediamo Mimi se si riesce a portare a casa quel pacchettino di Blue Sky Stream. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh Mimi, ti sei bruciata, hai messo le mani vicino al fuoco e ti sei bruciata. Delle scusami, ma tu hai altre carte singole di Wonder 151? Me l'hai già chiesta prima, questa domanda non ti ho risposto, cavolo, scusami. E ho altre carte singole di Wonder 151. Ma tu per carte singole cos'è? Ah, perché tu stai facendo la... Non ho... Non le ho... Se le ho scartate io le ho messe nel box per i bambini. Non le ho messe via. Mi spiace. Dovrei dare un occhio magari al box dei bambini, ma se... Cioè, per due comuni non ne vale veramente la pena. Se ho aperto io quelle, le olografiche e le cose e i pool, di solito le metto nelle bustine, però tutte le altre le ho messe in... Sì, tipo Charmeleon, no, non credo. No, no, non mi ricordo di aver sbustato qualcosina di carino, devo essere sincero. Tutta colpa della febbre! È una sfortuna, Mimi, è una sfortuna! Però non ti preoccupare perché vuol dire che rimani nelle altre gare. Vuol dire che continui a gareggiare fino a quando non vinci. Ok, questo vuol dire. Piglielo. Sconto sul prezzo, se per esempio mia mamma li vende a 35 euro, ma se ne compri 50-100, puoi arrivare a pagarli meno sicuramente. Se lei li vende a 35, vuol dire che li paga 28. O meno anche. Non ho capito, eh. A proposito, ti è passata la febbre lì? A me è passata la febbre, sono molto meglio. Ho fatto solo 3 giorni. Sono riuscito a prendere un attacco di pena solo da 1000 e mi sono trovato benissimo. Penso che sia stata è proprio l'influenza, dura giusto 3 giorni. Anche Pokémon mi sembra che si sentiva già meglio dopo. Già il secondo o terzo giorno si sentiva già meglio. Tutti si sono sentiti già meglio dopo il secondo o terzo giorno. Proprio un'influenzina tranquilla, tranquilla. Se bevete tante cose calde, non vi succede niente. Ah, guarda, queste qua sono carte di. Palle di Evolve, niente.
apriamo un ultimo Silver Tempest. Sceglietelo voi questa volta, li ho presi a caso prima. Se ci volete credere bene, se non ci volete credere non mi interessa, guarda. Non li ho pesati qua. Però scegliete voi l'ultimo pacchettino di Silver Tempest da aprire per il nostro non compleanno. Stiamo festeggiando il nostro non compleanno, ok? E abbiamo, guardate, sono proprio invertiti giusti. Vulpix, Lugia, quello che abbiamo trovato prima. Come si chiama? Regiscalco. Come si chiama quello? Numero 3. Come si chiama questo Pokémon qua? Gli apro tutti e due, guarda. 3 e 1. Come si chiama questo Pokémon qua? Per festeggiare il non compleanno, la guarigione di Pokémon di tutti, che ci sentiamo tutti bene e abbiamo delle bellissime persone intorno a noi, oggi apriamo Silver Tempest. Lele, ti fidi di me, apri il Regidrago. Questo è il Regidrago, giusto? Sì, perché gli altri nomi li conosco tutti, deve essere per forza lui, Regidrago. Allora, apriamo per ultimo il Regidrago. Vai, festeggiamo questo buon non compleanno per tutti. Vediamo se riusciamo a trovare altre pool. Abbiamo già trovato dei pool. Questa è una code card bianca, quindi non il pacco che stavamo cercando. Abbiamo Glalie. Meow Stick. Anorith, Pikachu, molto bello. Tra l'altro questa qua l'hanno fatta in promozione. Avete presente il calendario dell'avvento dei Pokémon che ha fatto quest'anno? All'interno c'è questa carta qua col timbro invernale, comunque promozionale, e hanno ripreso proprio questa carta che è molto bellina per Pikachu. E dietro qua c'è, come si chiama quello che sembra Raichu ma non si chiama Raichu? Vai, ce l'ho. Vabbè, scusami Deborah. Petil, Toge de Maru, Aulucia, come? Ma Aulucia, Relicanth, Arcin. Ma questo pappagallino è bellissimo! Mio, lo prendo. Ma l'avete visto quel pappagallo? Ma l'avete visto? È bellissimo. Deden. Che è Deden? Ah, Deden, bravo, lui è Deden. Lui è Deden. Bravo Raffa, bravo. A me manca. Cos'è che ti manca? Ha un sito? Prova a mettere su Google, guarda che lo trovi subito. Non so che nome ha scritto, ma cos'è che ti manca a Mimi? Lo vai questo pappagallino? A me manca. Cos'è che ti manca? Nomi e cognomi delle carte. Ok, vediamo questo Regidrago. Ah, questo qua è il coccodrillo, che non è un coccodrillo, ma che sembra un coccodrillo. Questo è di Pikachu. Ok, mettiti in fila. Allora, se ne troviamo un altro, te la do volentieri. Volentieri te la do se ne troviamo un'altra. Guarda adesso quante ne troviamo qua. È proprio bella quella carta lì. E mi sembra che il fornitore avesse messo i calendari dell'avvento in sconto a 35 euro, però ho guardato quello che c'è dentro, ci sono dentro veramente quattro cavolate. Allora, oggi ho visto lo sconto del calendario dell'avvento dei Pokémon, no? E quindi mi sono informato per vedere le carte che c'erano dentro, e ci sono all'interno 5 pacchetti, 7 carte promozionali e 7 pacchettini di presentazione, però delle nuove edizioni, quindi con dentro niente di carino per noi adesso. Magari tra 10 anni sarà bellissimo aprirli, ma in questo momento, cioè, non è che mi interessa più di tanto aprire Paldea Evolve pacchetto di presentazione. Non ho fatto il trick. Il calendario Funko dei Pokémon è bello. Funko dei Pokémon ha fatto una collaborazione? Energia rigenerativa. Serena, speriamo di trovare un Pikachu per Mimi. Wilmer, Kling, Growlithe, Pikachu, eccolo qua Mimi, questo è tuo. Poi abbiamo Petilil, Hypno, e oh, c'aveva ragione Vincenzo. Guardate questo, che bello tra l'altro.
Tempesta argentata è proprio un bel set. Alla faccia vostra che non ci capite niente. Tiè. Allora, queste qua, belle queste qua. Ma proprio belle. Dovete ammettere che questa raffigurazione è bellissima. Guardate i colori di questo oh, bellissimi. Non so come Vincenzo sia riuscito a capire che dentro lì c'era dentro qualcosa, però. Ok, non mandarmele mai per piacere. I Regidrago hanno sempre il pull, apri l'altro per sfatare il mito. Ci stai provando, veramente. Ci hai provato, hai provato, va bene. Questa è tua, Mimi. 804. Lo sniper. Accidenti a te, accidenti. Tiè. Sfatiamo i miti, non mi piacciono i miti proprio, guarda, non mi piacciono proprio i miti. Siete pronti per sfatare il mito di Vincenzo e rovinargli il suo sogno? Per caso, il set allenatore fuori classe di colpo fusione, lo voglio per l'immagine. Cos'è quello col Pikachu? No, non è quello col Pikachu, vero? No, quello lì è Vivid Voltage. Sai che non me lo ricordo qual era colpo fusione. So che è Mew nel Pokémon che rappresenta colpo fusione, ma non mi ricordo. Ah, caro Vincenzo, mi hai fregato. Cold Car Bianca. Era Mew, ma non mi ricordo onestamente l'immagine. Leafy, Ninetales, Stankfish, Imolga, Fennekin, Chinx e Talonflame. Ah, il nome è carino, l'uccello pure, peccato che sia una semplice rara. Allora, Vincenzo, abbiamo sfatato il mito? Non cantare vittoria, dice Vincenzo, magari la Trainer Gallery. Ah, tu dici che se c'è la Cold Car bianca potrebbe esserci una Trainer Gallery. Non credo proprio, perché se è fatta per il peso, le Trainer Gallery sono comunque pesanti, non credi? Le Karatekka sono relativamente pesanti. Apriamo un paldea. Ma io sto prendendo tanta roba, vero? Massima, che se c'è fregato, c'è il mio non compleanno. Guarda come si fa. Oh, tiè. Non voglio compleanno a me, a te. Vorrei quello e anche quello di sintonia mentale. Evoluzioni intere, ma mi chiedono un rene. Sintonia mentale, te li sei proprio scelta giusti comunque. Evoluzioni intere ti costerà veramente tantissimo. Un vero peccato. 2, 3, 4. Ma invece in inglese non siete interessati. Ad esempio, 151 in. Ah, Lele, che hai fatto? Vabbè, cioè, allora, se questa qua. Allora, vuol dire che se io faccio 1, 2, magari facciamo 3. Stavo pensando, ma voi 151 in inglese. Pff, 151 in inglese non. Non mi interessa? Vi piacerebbe? Non mi interessa? Per spendere di meno, nel senso, con ogni probabilità io riuscirei a farvi, con una certa costanza, 5 euro a pacchetto per i 151 in inglese. Abbiamo Fucoco Reverse into Mimikyu e una canna da pesca Reverse. Se qualcuno deve andare a pescare, noi abbiamo trovato il set. Sintonia mentale nel mio negozio le trovo ancora, ma non le TB. Sintonia mentale. Cavolo, vuol dire che è proprio un negozio che non vende niente. Ci sei tu nella città e basta. A me piacerebbe molto. 151 a 5 euro in inglese? Mimi? Ma poi in italiano costano un botto. Ragazzi, io me ne devo andare, mi avete proprio stancato. Ma come ti abbiamo stancato? Va bene. Allora, ciao anche Vincenzo. Grazie mille per essere venuto. Lo apprezzo molto. Buona serata. Non fai neanche. Non facciamo neanche l'ultima. Facciamo l'ultima gara. Aspetta, Vincenzo, vediamo se riusciamo a. Facciamo l'ultima gara. Aspetta un secondo. Ultima gara.
Qui abbiamo... Chi è che abbiamo qua? Abbiamo Gennaro, Pokémon, Deborah P, Deborah R, Giovanni, Mimi, Francesco, Raffaele, Antonio. Non manca nessuno? Origine perduta costa 300 euro circa. Ha già vinto Vincenzo. Ah, giusto, quindi ciao. Ciao Vincenzo, è stato bello. Ora giveaway. No, è la penultima gara. Cioè, nel senso, è l'ultima gara prima del giveaway. Quindi qua possono partecipare solo quelli che non hanno ancora vinto. E sono, ai miei conti, Gennaro, Pokémon, Deborah P, Deborah R, Giovanni, Mimi, Francesco, Rafael e Antonio, giusto? Voi non avete ancora vinto niente. Tutti gli altri hanno già vinto. Quindi è arrivato il vostro momento di prendervi... Voglio aprire quel Blue Sky Stream. Ah, ok, niente, allora ciò me ne vado. Ciao. No, scusa, ma Vincenzo, ma tu non volevi lui con i capelli bianchi? Vabbè, dai. Ciao, buona serata, a domani. Se volevi lui con i capelli bianchi, stai perdendo l'opportunità di averlo. Come si chiama ancora il ragazzo lì con i capelli bianchi che volete tutti? Evoluzione di Paldea, ossidiana, conviene da Lela 4 euro. Grazie Rafa, avevi tanto anche da me. Comunque 4 euro è veramente poco, sono contento che sono riuscito a prenderli a 3. Sono proprio contento. Molto, molto contento. E vi ho detto, se volete 151, ma in inglese potete giocare a TCG? Cioè, nel senso, se tu riporti le carte in inglese, tu puoi comunque giocare? Caro Antonio, nei tornei si gioca, puoi giocare con le carte in inglese? Giraci. Tu sei Giraci. Va bene? Io sono Lele, tu sei Giraci. Grazie. Ma comunque avete scritto tre nomi diversi. Giraia, Giraci, Giraia. Giraian. Inaffidabili proprio. Antonio, vuoi darci un numerino? Hai vinto la gara. Comunque Giraci. Antonio! Qualcuno scrive in privato ad Antonio e gli dica di dirci un numero, perché io voglio vedere se riusciamo ad aprire quel pacchettino. E se non lo apre lui, me ne apro uno io adesso. Vabbè, mentre aspettiamo Antonio, me ne apro uno io, dai. Voi li volete aprire? No, voi volete aprire Blue Sky Stream? Solo 3 euro? Scelgo io. Vai, dimmi il numero di Deborah P, per piacere. No, se non c'è Antonio, mica gli diamo il regalo. Cioè, non è che scegli tu il regalo per lui, non glielo diamo e basta. Diamo qualcun altro. Vai, Deborah P, dammi il numero, per piacere. Per me, per Lele. No frutta, grazie. Otto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quello a cui piacciono le mele, la mela, giustamente, Shona, il Transformers e un'altra allenatrice. Vabbè, Deborah P, non darmene più di numeri, per piacere, grazie. Scherzo. Stavo dicendo che Antonio ha dato... si è arreso. E quindi... vi faccio fare un'altra gara. Adesso che non preoccuparti, a me piace la frutta, sono abituato, la mangio tutti i giorni.
A sto punto prendi il 7 e pulli. No, basta, basta. Ho aperto mille cose, non ho trovato niente. Abbiamo trovato solo quella roba là. A me non piace neanche il rainbow. Ho trovato quella roba là tutto colorato. Porca, mi è preso dentro. Cara Pokémon, dici tu un numero. Se non c'è neanche lei, giuro, saltiamo. Saltiamo perché non è che posso star qua a fare esclusioni. Faccio fare la ruota, la faccio io l'esclusione adesso. Cara Pokémon, numero 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10! Ah, ma cavoli, 50% di possibilità avevate! Ma non è possibile che siete così sfortunati! È come lanciare una monetina in aria e non avere niente, e non trovare... ci sta, 50% non è poi così tanto. Era il mio pacchettino di compleanno, secondo me. Il mio non compleanno, a me e a me. Tiè. Questi rimarranno qua per domani. Oggi abbiamo festeggiato il non compleanno di tutti. Abbiamo completamente ignorato quello di Alberto. Così bisogna fare, vedete? Adesso avete imparato una cosa nuova. Quando venite qua la sera, io vi insegno le cose nuove. Così va fatto. Festeggiamo tutti tranne il festeggiato. Tiè. Bella di questa. Oggi abbiamo... ah, è anche caduto Giraci. L'hai fatto arrabbiare, Antonio. Guarda che viene lì. Guarda che... guarda, ci sta anche abbracciando. Oh, si muovono anche le braccia. Ma è incredibile questa cosa. Guarda. Ma ce la faremo a mettere a fuoco? Sì, eccolo qua. Guarda, anche le braccia aperte. Per uno di voi. Ha aperto le braccia per uno di voi. Ok, Alberto. Non ti preoccupare, perché qua puoi vincere anche tu. Guarda, guarda Alberto, guarda. Random name pick. La ruota della sfortuna. È tornato anche Vincenzo. Ma alla ricerca del Giraci perduto. È il mio pacchettino. È... no, è il tuo Giraci questo. Guarda questo qua. È il tuo Giraci, Alberto. Per vincerlo è semplicissimo. Tutto quello che devi fare è battere tutti gli altri. Tutti i non festeggiati devi battere. Tutti, però guarda, ti mettiamo anche prima e ti mettiamo in maiuscolo. Poi mettiamo Vincenzo Pokémon Debora R e Debora B. Francesco Mimi. Rafael Antonio non c'è, abbiamo detto, perché Antonio ci sei o non ci sei? Non c'è. Va bene, chi è che manca? Chi altro manca qua nella lista che sto scrivendo? Allora, questo qua è il regalo di fine live. Lui si chiama Giraci ed è un personaggio di Naruto. Tutti voi potete partecipare. Per partecipare è semplicissimo. Tutto quello che dovete fare è scrivere in chat e basta. Voi scrivete in chat e io vi metto all'interno di questa lista che si chiama Ruota. Questa qua è un giochino che noi facciamo tutte le sere. Si chiama Ruota della Sfortuna ed è una ruota a eliminazione diretta. Ed è una ruota eliminazione diretta. Quindi, per vincere questo Giraci, l'unica cosa che dovete fare è battere tutti gli altri. Un giochino molto bello. Dovete solo scrivere in chat e io metterò il vostro nome. Se ci siete. Se non ci siete, non potete partecipare, mi spiace. Ok, direi che ci siamo tutti. È arrivato anche Antonio. Antonio, hai vinto e sei stato. Il tuo premio è stato dato a qualcun altro.
lo dico, prima hai vinto tu Antonio e il tuo premio è stato dato a qualcun altro. No, vabbè, e dove sei andato? Dove eri? Perso eri. Stavo con i miei genitori. Vabbè. Vai a dare la colpa a loro allora, che te devo dire? Ci abbiamo provato, ti abbiamo chiamato, ti abbiamo richiamato, tutto, ti abbiamo squillato il telefono, tutto abbiamo fatto. Però tu non c'eri. Ok, ci siamo tutti qua nella lista? Questa qua è la ruota della sfortuna. Si parte, eliminazione diretta. Già lo sapete, fatemi mettere la musichetta, quella che mi piace a me, dell'8-bit. 8-bit, eccola qua, questa è la musichetta proprio giusta. Si parte! Debra R! Puoi andare a riposare adesso. Vincenzo, buona serata! Francesco, buona serata! Gennaro, grazie per aver partecipato, buona serata! Mimi, buona serata! Rafa, grazie per aver partecipato! Fuori 5! Buona serata! Pokémon, buona serata! Antonio, buona serata! Come on! Deborah P, buona serata! Mio caro Giovanni, buona serata! Questo qua è il regalo per Alberto e siamo finalmente arrivati a fine live! Ci ha provato Alberto, non è il suo regalo di compleanno, questo qua Alberto è il tuo regalo di compleanno, non dire che non te l'abbiamo dedicato, proprio per te, tutto per te, solo per te, tiraci! Tiè! Mi mancava quello, Lele! La ruota della sfortuna non guarda in faccia a nessuno! Nessuno proprio. Buonanotte a tutti. È la mia giornata, già lo sapevo. Me lo sono sudato. È stato difficile, ma hai vinto. Ce l'hai fatta. Sei stato ricompensato per il tuo compleanno. Pa 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 ra pa. Ecco qua, guarda! Scambio in caso! Ma come? L'hai appena vinto! Tutti lo volevano! Non c'è uno che non lo voleva! Tutti lo volevano. Che hai trovato prima? Te lo stavo scrivendo. Io che volevo l'arcobaleno. What? Io non lo volevo, ma meglio di niente. Ma cos'è successo qua? Sono confuso.
quindi non stai regalando a Deborah la carta di tempesta. Ah, tu volevi la carta di tempesta argentata, ma quella è mia. Non è mica un regalo vostro, l'ho aperta per il mio non compleanno, è il mio regalo di non compleanno. Il mio non compleanno a me, a te, a me. Ma quindi devo darla a Deborah, non lo vuoi? Lo vuoi? Ma Deborah, vuoi scambiarlo, vuoi scambiare Giraci con qualcosa? Io non lo volevo. Intendevo che se non lo vincevo sarebbe stato bello comunque. Intendevo che se lo vincevo sarebbe stato bello comunque. Ah, tu dici, se non avessi proprio avuto niente, piuttosto che non avere niente, avrei preferito questo qua, che non so neanche chi è, però... No, lei non ha capito niente! Allora, io non lo volevo il robo, ok? Però se l'avessi vinto, almeno avrei vinto qualcosa e sarei stata contenta. No, lei lo scambio in futuro non glielo do, Deborah, non ha niente da darmi. Ma come non ha niente da darti? Io non te lo do il mio... Dov'è il mio... L'ho anche perso. Io non ce l'ho neanche quello che volevi tu. Chissà dove l'ho messo. L'avrò buttato perché io non ero assolutamente interessato a quella carta. Sarà nel cestino. Eccola qua. Recichechi. È bellina tra l'altro. Peccato che... A me le carte arancioni e le carte... Però è ben centrata. Un po' pesante adesso. Regi, come si chiama? Va bene. Allora, io vado a vedere quanto vale questa carta. Se non vale niente, domani ve lo regalo. Te lo regalo. Te lo vendo. Quant'è che vuoi? Aspetta, prima che mi dimentico, aspetta che ti metto il regalo dentro il box. Allora, Alberto, tu sei il numero 817. Siamo rimasti noi tre. Allora, io devo fare una cosa, volevo fare un video per TikTok. Di sì, ok, perfetto. Allora vado a vedere un attimo, vediamo quanto vale un attimo. Oh, no, mi piace. Fai vedere quanto vale questo Regidrago. Come si chiama? Non si chiama Regidrago. Adesso mi ha messo in testa quel nome di Regidrago. Come si chiama? L'ho persa ancora. Vede, what the heck, come ho fatto a perderla ancora? Allora, queste qua. Queste va messa nella scatola. È davanti appoggiata, Lele. Ah, ok, grazie. L'ho vista. Ok, fammi vedere un secondo quanto va sta carta. Si chiama Regi. Maronna! Ma certo che la vuoi! Meno male che grazie a Deborah, che da quella volta là che le ho regalato la principessa a 15 euro, ho detto no, non posso più regalare. Prima devo guardare quanto valgono. Ma grazie Deborah! E ci credo che la vuoi! 13 euro, la vorrei anch'io. Non male questa carta. Io che la schifavo tanto. Ciao, la vuoi? Ah!
15 euro di carta. Non dirglielo che è divertente. Cosa? Ah, che la... Ma Debora! Ma guarda te! Ci credo che la vuoi questa carta. Io te la stavo anche per regalare. Meno male che ho imparato, guarda. Imparo dei miei errori. Perché tu non lo sai, a proposito di non dirglielo, aspetta un attimo che dico io una cosa ad Alberto. Tu non lo sai, Alberto, da tempo fa io stavo giocando stavo aprendo Disney, no? Non so, cos'era, Disney o Pixar? Disney. E trovai delle carte a cui non ero interessato. E Deborah mi ha detto, dammela a me quella carta lì a cui non sei interessato. E io ti do una delle mie di One Piece. E ho fatto cambio perché comunque sono ancora molto contento. Abbiamo fatto cambio. Però è stata. Il giorno dopo mi stavo un po' informando sui vari set come faccio di solito, soprattutto quando mi sento un po' ignorante per i nomi piuttosto che i set. Allora, il giorno dopo cosa faccio? Mi segno le cose che devo studiare e mi informo, faccio un'oretta dove mi aggiorno. E nell'aggiornamento ho trovato la carta che regalai a Deborah per 15 euro. 15 o 16 euro. E ho detto, ma cavolo, io sono proprio scemo. Allora sono rimasto molto contento di averle regalato una bella carta. E sono contento perché ho imparato una cosa nuova. Non regalare le carte senza sapere se non ne sai il valore. E adesso questa carta qua vale 15 euro. Ci credo che la volevi. Una via allora. Ci credo che la volevi con la carta. Mi piace tantissimo comunque. Ma è bruttissima questa carta. Ah, tu dici la principessa. Ma io sono contentissimo. Ma questa carta qua è terribile. Dimmi che ti piace veramente. Alberto, ma ti piace questa carta? È orribile, diciamoci la verità, dai. Chi è sto Pokémon? La carta è orribile. Magari sono io. Magari a me, guarda. Magari sono io. A me non piacciono le carte colorate così. A me, mia cosa mia personale. Come si dice, è un parere mio soggettivo. E l'altra cosa che volevo vedere. Ah, giusto, devo fare il video di TikTok. Sentite, ma se vi giro vi scoccia. Vi giro, eh. Adesso vi giro, ve lo dico che vi sto per girare. Ok? Vi ho girato. Come vi sentite? Mal di testa? Mi piacciono quei colori. Ma sono bruttissimi i colori. Tra l'altro il Pokémon è anche orribile lui. È orribile il Pokémon, sono orribili. Ma. Ma non capisco, non capisco. Non capisco, devo essere sincero. Adesso dell'audio non c'è problema perché l'audio lo tagliamo. Però devo aprire questa scatola. Vediamo se magari si metto. Si vede meglio? L'inquadratura di TikTok è orribile perché è verticale. Verticale. Ma com'è che voi riuscite a girare il telefono e non si gira niente? Cioè, riuscite a guardarla la. Il video così o non si capisce niente però? Perché se non si capisce niente spengo e faccio video per TikTok. Nel senso, riuscite a girare il telefono in maniera tale che riuscite a guardare il video senza troppi sbattimenti? Ah, ma io posso girarvelo, aspetta. Ok, ho provato a girarvelo, non ce l'ho fatta, quindi vi lascio così. Spero che ci vediate. Debora dice che ci vedete. Sapete cosa c'è dentro qua? Qui dentro qua ci sono un sacco di pacchetti carini. C'è tutta una serie di spade e scudo. La collezione di Lizard. È proprio lei, brava. Ci sono le tre carte promozionali di Charizard all'interno. E un sacco di pacchetti, tanti tanti. E la sto aprendo proprio per i pacchetti. Perché voglio metterli nell'inventario, pacchetti.
per voi. Vedi, questi qua sono i pacchetti che ci sono all'interno. Se mi ricordo male, si apriva, c'era il cassetto, no? Cioè questo qua viene fuori. Apriti sesamo! Apriti sesamo! Al contrario. A proposito di allenarsi, io sto facendo una fatica. Ma perché sono scomodo io? Ok. Ma qua i tappetini. Ah, sì, i tappetini, ma qua. Lo volete il tappetino? 5 euro? Anche se nella foto sono tre, ma in teoria è solo uno. No, sono tre, Deborah, cosa dici? Sono tre Charizard. Li abbiamo anche tutti qua, se li vuoi vedere dopo ti... A parte il fatto che ormai li apro. Però... sono tre i Charizard. È una carta promozionale, è un pacchettino promozionale con all'interno tre carte, una dietro l'altra. Abbiamo il coso, il gettone d'oro. Charizard, credo. I pacchettini, quelli che volevo io. Tutto sto casino per prendere questi pacchettini e metterveli nell'inventario. Abbiamo due colpo fusione, tre colpo fusione, evoluzioni tere, stili di lotta, regno glaciale, bellissimi. Tutti molto belli questi pacchetti. Ottimi per il nostro inventario da mettere dentro. Poi di inferno e segna vita in ferro, questo è metallo. Le sleeve, altri dadini, questi qua si lanciate di testa a qualcuno fanno malissimo, ma pesanti. Evoluzioni tiere, dicevo, anche se nella foto sono tre, sono tre i Charizard. Ah, di evoluzioni tiere sono tre, ma ce ne sono solo uno. Ok. Sì, i tappetini non so proprio chi li compra, ma infatti sono belli, tipo questo qua di Ivy da tenere così per me, ma la gente normale che se ne fa? O magari sai cosa, come porta sotto mouse? Il mio negozio lo vende a 109 euro, ma non so se la paghi di meno. Io non mi ricordo quanto abbiamo pagato, l'abbiamo presa talmente tanti anni, l'ha presa col negozio vecchio. Quindi si è passato talmente tanto tempo che non so dirti. In pratica dentro qua ci sono tre carte, tre Charizard. Adesso magari le apriamo. Sono tra l'altro centrate molto bene. Ok, quello che dovete guardare di queste carte è se sono centrate. Perché se sono centrate e prendono un 10, acquistano anche un sacco di valore aggiunto. Che non avrebbero altrimenti. Perché queste qua a 9 stanno intorno ai 50 euro. Però se riuscite a farle gradare 10... quei 150 euro raddoppiano immediatamente, ok? Se non di più, se non triplicano, ok? Poi abbiamo origine perduta. Ecco, questo qua è il motivo per cui abbiamo aperto questo box, per i pacchettini all'interno che andranno a finire nell'inventario. Adesso questa scatola la mettiamo qua. Adesso vedrò, se trovo qualcuno a cui dare la scatola con tutti i dadi e le cose a 4 euro, gliela do, le sleeve e le cose. Se no, i primi bambini che trovo correre in strada gliela lancio addosso, nella speranza che non si arrabbino. Ecco qua. Questa possiamo buttarla, abbiamo detto. Il tappetino. Proverò a venderlo, se qualcuno lo vuole a 4 euro glielo vendo, altrimenti lo teniamo anche qua, magari lo sostituiamo quando questo qua è zozzo, lo cambiamo con l'altro. E tutti questi pacchetti, questi sono i veri, questo è il vero pool di quel box. Abiti vicino ad una scuola che passano sempre i bambini? Sì, abito vicino ad una scuola e non passano i bambini, sono io che vado a pedinarli, vado là e lancio. In realtà è una cosa
Volevo fare un video, però non sono veramente uno che fa i video e si mette nei video. E cosa faccio? Faccio i pacchettini di carte da 20-25 carte e li chiudo dentro. Magari ci metto, li faccio come se fossero booster pack, quindi li possono aprire con in fondo le rare e ogni tanto ci metto le V. Sai, ti ricordi queste qua? Le nostre V, no? Ogni tanto in fondo, ogni, non so, ogni due pacchetti ci faccio un terzo con una B dentro e li porto là e li regalo, se no non me ne farei niente. E mi sarebbe piaciuto fare un video e farvi vedere cosa faccio, però non me ne frega veramente niente, proprio non riesco. L'idea di mettermi davanti alla telecamera e andare là col telefono a registrare, mi sentirei un pazzo. Preferisco andare là e regalo e me ne vado, faccio la figuraccia e me ne vado. Però sono sempre tanto contenti, che me frega. Ok, quelle. Queste, se le volete, da domani, disponibilissime. Queste qua tra l'altro costano un sacco, queste qua sono 7-8 euro. 7 euro per colpo fusione, 7 euro per origine perduta, 6 euro per astripicenti. Insomma, non male. E in più queste qua probabilmente puoi venderle per una quarantina d'euro. Se sono però così ben centrate, io le farei gradare. E chi lo sa, se becchiamo un 10 sono più di 150 euro. Ah, ma anche se dovessimo farle gradare da CGC così come sono a 9, sono comunque 50 euro a carta, quindi 150 euro. Tolto il costo della gradazione che è 20 euro a carta. Che è la cosa che fai? Sì, lo faresti anche tu, Debola. Se avessi a casa 300.000 carte, sono sicuro al 100% che lo faresti anche tu. Ancora più bello senza video. Non lo so, io faccio, mi diverto a fare le figuracce. Vado là, faccio le mie figuracce e corro via. Immagino sono contenti. Sì, contenti sono contenti. Alla fine se le lanciano anche addosso le carte. Però almeno non le butto, che le butto a fare. Preferisco andare là e dargliele. Va bene, è stato bello. E io qua metto a posto i pacchettini, faccio due cose di video e me ne vado. Grazie mille per essere venuti voi due. Grazie per avermi tenuto compagnia fino adesso. Spero che vi sia piaciuto l'unboxing di Charizard. E noi ci vediamo domani alle 8 come sempre. Buona serata. Ciao.